Ciao ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. Allora, oggi faccio un video che vuole spiegare essenzialmente perché io nel protocollo di allenamento che sto facendo inserisco tre cose, che sono i tre esercizi del powerlifting sostanzialmente, che sono lo stacco, la panca e lo squat. La scelta di mettere dentro questi esercizi non è casuale, ma è ponderata in funzione di alcune motivazioni particolari. E quindi mi va di fare questo video. Perché è molto facile puntare il dito e dire, ma alla fine non stai facendo solo calisthenics perché ci stai mettendo dentro panca, stacco e squat. Allora vale la pena a chi dice questa cosa qua rispondergli a tono e fargli capire il perché di certe scelte. Quindi in questo video andiamo un attimino a vedere perché c'è la scelta di inserire questo tipo di esercizi. Allora partiamo dallo squat. Se io avessi potuto eseguire lo squat ad una gamba, sicuramente l'avrei utilizzato per andare a costruire forza, per poi andare a costruire un po' di ipertrofia in tutto ciò che lavora a carico naturale, perché è una cosa che io consiglio logicamente di fare. Tuttavia, dovete sapere che io mi sono operato al crociato e il lavoro monogamba mi crea, un po' di fastidio. La seconda motivazione è che io ho una mobilità di caviglia che fa schifo. E di conseguenza lo squat ad una gamba per me diventa un problema. Quindi la scelta di fare squat è stato un modo per cercare di supplire a queste problematiche. L'operazione a ginocchio, che mi dà noie se carico su una gamba sola, probabilmente per quella che è la configurazione biomeccanica dell'esercizio, e la mobilità delle caviglie. Utilizzando le scarpe da pesistica e distribuendo quelle che sono le limitazioni e cercando vie di fuga con una certa configurazione del bacino, io riesco comunque ad allenare le gambe con lo squat. Quindi la scelta è puramente logistica. Se uno potesse fare pistol squat, ragazzi, fai pistol squat senza nessun tipo di problema. Gli stacchi. Per quanto riguarda gli stacchi, io uso tantissimo, se non prevalentemente, gli stacchi a gambe semitese. Il motivo principale per cui lo faccio è che uno, rinforzano i paravertebrali, sicuramente in isometria. E due, che è la cosa più importante, mi permettono di andare ad allenare la muscolatura dietro facendole delle eccentriche molto lente e di produrre comunque un buon stiramento dei tessuti. E questo nel lungo periodo mi permette di mantenere la flessibilità a freddo, perché tanto più forte è un muscolo nella posizione di massimo allungamento, tanto più facile è mantenere flessibilità a freddo. E quindi anche qua troviamo una cosa che è legata al fatto che io lavoro tanto sulla mobilità e chi mi conosce sa benissimo quanto per me la mobilità articolare sia importante anche per mantenere certe gestualità. Quindi, come vedete, abbiamo già spiegato come la scelta dello stacco, in particolare di una variante, sia stata ponderata in funzione di determinate esigenze. Poi, ovviamente, per i bicipiti femorali si possono usare varianti come il Nordic Curl, il Gluten Raise e via dicendo. Arriviamo al terzo, che è la panca piana. Quindi, perché io utilizzo la panca piana? La panca piana la utilizzo per diversi motivi. Il primo è che è già stata individuata una buona correlazione tra lo sviluppo degli elementi e gli anelli, quindi la forza degli anelli, e l'attivazione della panca piana. Quindi, visto che a me piace lavorare gli anelli, quindi lavoro la croce inversa, la rondine, in particolar modo, diciamo, la croce e la rondine, c'è una buona correlazione tra l'attivazione della muscolatura utilizzata principalmente in questi elementi e la panca piana. Quindi, sicuramente utilizzare la panca piana come lavoro generale di supporto a questi elementi non è una cosa stupida da fare, perché la fanno anche tutti i ginnasti di alto livello, quando vanno a fare movimenti di alto livello agli anelli, soprattutto per la parte di forza. Quindi la scelta di inserirla non è dovuta al protocollo di calisthenics che è stato fatto, che è stato strutturato. Io la panca piana la facevo già prima, come lavoro di rinforzo e di supporto al lavoro agli anelli. Quindi l'ho sempre fatta principalmente per quel motivo lì e non ho intenzione di toglierla. La seconda motivazione per cui faccio la panca piana è che la panca piana è uno dei pochi movimenti che rinforza la muscolatura del sottoscapolare. Il sottoscapolare viene molto trascurato nel contesto del calisthenic, tanto che molte problematiche che riguardano per esempio le tendinite del capo lungo del bicipite sono dovute quasi sempre a debolezze del sottoscapolare che si infiamma e tende a schiacciare logicamente il capo lungo del bicipite che ci passa sotto. E quindi di conseguenza la scelta di utilizzare un movimento che so benissimo che mi dà la forza, un buon lavoro di forza generale agli anelli e in più mi permette di rinforzare il sottoscapolare, cavolo, prendo due piccioni con una fava, perché non utilizzarlo? E questa è la seconda motivazione. La terza, che riguarda soprattutto lo stile di panca che sto facendo in questo periodo, riguarda il fatto che sto deciso di fare la panca paralimpica. Questo perché sapete benissimo che in tutte le movenze del calisthenic, per facilitare quello che è il movimento del corpo, si tende a mantenere un certo tipo di postura.
E il mantenimento di un certo tipo di postura impone che le spalle tendano a stare anteposte, vi sia la protezione delle scapole e vi sia una comune tendenza a mantenere la colonna più in flessione che in posizione neutra. Quindi il protrarre un certo tipo di atteggiamento va sicuramente ad incidere a quella che è la postura, sulla postura generale. E quindi il fatto di fare la panca piana, soprattutto la paralimpica, fa sì che io vada ad attivare in modo molto importante tutta la muscolatura dei paravertebrali, e questo va a bilanciare in modo diretto tutto il lavoro che viene fatto con la colonna più in flessione che in posizione neutra o che in estensione. Quindi, come vedete, ci sono tre buoni motivi: il fatto che mi dia transfer sugli anelli, il fatto che ci butto dentro l'allenamento per il sottoscapolare e sicuramente il fatto che l'attivazione dei paravertebrali mi permette di bilanciare tutte quelle posture che sono mantenute comunemente nel lavoro del calisteniche, nelle posture del calisteniche. Quindi, come vedete, la scelta di fare questi tre esercizi è stata ponderata in base a quelle che sono le esigenze personali che ho io, e sono riuscito a trovare un motivo per far sì che questi esercizi vengano inseriti con continuità e che abbiano dei secondi fini, quello è il discorso. Poi come sono strutturati e tutto il resto può variare logicamente durante l'anno, non hanno un tipo di programma che è sempre lo stesso, possono essere vincolate dal fatto che, per esempio, è un periodo in cui posso spingere un po' di più sulla forza degli anelli o meno, oppure posso spingere un po' di più sul rinforzo dei paravertebrali o meno rispetto a un altro periodo. Quindi, diciamo, tutto è stato un pochino ponderato e sono state fatte le corrette valutazioni. Quindi non è che sono state messe lì a caso perché devi fare estetiche, quindi boom, buttiamoci dentro un po' di powerlifting. Anzi, alcuni esercizi come gli stacchi a gambe tese e la panca c'erano già prima di iniziare tutto questo percorso con Angelo, semplicemente si è scelto di mantenerli. Ok? Ciao ragazzi!